La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati anche a questa imperdibile puntata di Tadà. Oggi è martedì, quindi ovviamente il fil rouge sarà ambiente, animali e anche territorio. In particolar modo andremo anche a scoprire l'importanza della formazione, non solo per tutelare il nostro territorio, ma anche proprio per formare le nuove leve, quindi anche i nuovi giovani. Avremo anche tantissimi ospiti speciali, insomma sarà una puntata imperdibile. Ovviamente imperdibile anche saranno le domande vostre da casa, perché proprio da questo anno abbiamo avuto la possibilità di essere molto più interattivi con tutti voi, quindi potete scriverci alle mail tadasenzaaccento@rtv38.com oppure anche al nostro numero di riferimento WhatsApp 333 80 66 116. E durante tutto il corso della puntata avremo anche attivo il QR code di riferimento, quindi un piccolo quadratino, e dopo vi spiegherò un po' anche l'utilizzo. Ecco, quindi iniziamo a parlare dell'importanza della tutela ambientale, anche un po' per rispettare il nostro equilibrio e quindi anche il nostro ecosistema. E di questo ne parlerei insieme al nostro agronomo preferito, Simone Tofani. Ciao Lucrezia! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a voi, care telespettatrici e ovviamente cari telespettatori. Per noi è sempre un piacere ovviamente averti qua, Tadà, e oggi appunto parleremo anche della tutela ambientale dal punto di vista degli ecosistemi, quindi quali sono anche i cambiamenti che vanno un po' ad alterare questo ecosistema. D'altra parte purtroppo è notizia, attualità proprio delle ultime ore di come il nostro ambiente e l'ecosistema toscano, ma direi italiano in generale, stia cambiando, no? Stiamo assistendo davvero a un cambiamento, potremmo dire epocale forse, del clima, di come le piogge torrenziali siano sempre più frequenti, di come queste piogge, che una volta c'erano ai tropici, tanto che si parla, no, di tropicalizzazione, ci siano in realtà anche in Toscana. Nelle ultime ore abbiamo visto sulla costa livornese, abbiamo sentito come a Donoratico, a Castagneto Carducci, piuttosto che a San Vincenzo, queste piogge, questi temporali definiti autorigeneranti abbiano provocato davvero dei grossi danni. Settimana scorsa parlavamo di quanto era successo in Emilia Romagna, quindi davvero è, come dire, notizia di queste ore, no? Il clima sta cambiando, ma forse sta cambiando anche il modo di gestire il territorio, perché più volte siamo costretti a evidenziare come l'abbandono della campagna porti poi anche a questi risultati. Sappiamo che gli agricoltori sono davvero le sentinelle dell'ambiente e coloro che lo modellano, coloro che tutelano anche poi l'ambiente stesso, oltre ovviamente a coltivare e a produrre per il proprio reddito. Quindi insomma, incentivo in più a chi ama l'ambiente, a chi ama il territorio, a chi fa quindi opere anche non solo di volontariato, ma opere in qualche modo che puntino appunto a salvaguardare il nostro territorio. Certo, certamente. L'agricoltore, ripeto, non è solo colui che produce, ma anche colui che può prevenire eventuali cataclismi come quelli che sono arrivati. Certamente mi potreste dire, no, cari telespettatori e care telespettatrici, 226 mm di pioggia in poche ore, che ricordo equivalgono a 220 litri al metro quadro, in poche ore difficilmente si possono, come si dice a Firenze, parare, no? Difficilmente si possono contenere. È vero che ci sono situazioni davvero ingovernabili, no? Però magari mettendo insieme varie sinergie si potrebbe tentare di gestire per l'appunto al meglio il territorio e probabilmente anche l'ambiente. Ecco, e questo appunto è uno dei nostri aspetti che poi ci concentreremo ancora di più. Un altro grande aspetto è quello proprio della formazione.
non solo dei giovani ma anche proprio degli agricoltori, che puntano quindi sempre più a tutelare, a saper quindi gestire e arginare un po' il problema. Certo, certo. Il rinnovamento generazionale di questi ultimi anni in agricoltura, e poi insomma siamo qui con Confagricoltura, poi ne parleremo i nostri ospiti. È chiaro che il rinnovo generazionale è stato improntato anche a questo, a portare nelle aziende non solo giovani, ma giovani anche preparati. Sappiamo che in Toscana ci sono delle università importantissime, no? Pisa, Firenze, che certamente fanno formazione, ma poi le associazioni stesse di categoria, loro stesse fanno formazione. E la formazione è importante non solo per produrre, ma anche poi per la sicurezza degli operatori e anche della, diciamo, della gestione ottimale dell'ambiente. Quindi formazione davvero va a braccetto con gestione del territorio e potremmo dire davvero gestione dell'ambiente, senza dimenticarci che stiamo davvero assistendo a qualcosa di diverso, perché vediamo, no, delle specie animali diverse da quelle che prima c'erano nelle nostre campagne, nelle nostre città. Chi prima nel parco di Firenze, parco delle Cascine, oltre a altri ospiti del parco stesso, aveva mai visto una presenza del parrocchetto dal collare, che è un pappagallo verde con una coda abbastanza lunga che ha colonizzato il parco delle Cascine, ma anche poi altre parti di Firenze. Prima si vedeva solo a Barcellona, no? Barcellona magari, o nel Nord Africa. E poi le nutrie, quest'altro animale che ha colonizzato i nostri fossi, i nostri fiumi, il pericolo della nutria. La nutria è un animale che fa una tana e in qualche maniera erode gli argini, fa delle buche enormi sugli argini. È chiaro che poi gli argini si svuotano e anche questo, no, può provocare poi il crollo degli argini e l'esondazione poi del fosso, del fiume e del torrente. Quell'educazione questo aiuta anche poi a scoprire le meraviglie del nostro territorio toscano, che ne abbiamo tante, ci sono anche tantissimi eventi che puntano ovviamente a valorizzarli. Ma a proposito di meraviglie toscane, il nostro servizio Toscana Tummi Garbi oggi ci farà vedere un panorama spettacolare direttamente dal Monviso, fotografando ovviamente il Monviso da Lido di Camaiore. Quindi godiamoci il servizio. È vero che la globalizzazione permette connessioni ovunque, ma ecco, vedete, il Monviso del Piemonte, visto dalla Versilia, proprio no, non ce lo aspettavamo. Eppure il fotografo Fabio Longaron ha catturato il cosiddetto Re di Pietra a Camaiore, in provincia di Lucca, a 270 km di distanza dalla vetta. Di questo scatto suggestivo e raro complici anche l'assenza di nubi e il vento secco da nord, ma di certo un'immagine unica. La vetta della montagna piemontese infatti sembra davvero affacciarsi sul mare di Forte dei Marmi. Uno scatto memorabile. Cari tadaisti, noi ci sentiamo domani con un'altra puntata di Toscana Tummi Garbi. Insomma, una grande e forte connessione quindi con il Piemonte, anche da qua, dalla Toscana, proprio un occhio lontano ma allo stesso tempo vicino, come tutti i nostri territori. Ma ora, dal, appunto, dall'occhio del Monviso di Camaiore, ci spostiamo anche a Siena, insieme al direttore Gianluca Cavicchioli dell'Unione Agricoltori di Siena. Quindi benvenuto, ma anche ben ritrovato qua a Tadà. Buonasera, ben ritrovati. Ecco, prima con Simone Tofani abbiamo un po' accennato anche l'argomento di cui tratteremo oggi, quindi il fatto appunto degli ecosistemi e come va a variare anche proprio la fauna in questi ecosistemi e come in qualche modo anche gli umani
vanno a modificarlo. Sì, è un tema sempre attuale, è un tema che come agricoltori ci preoccupa molto, è un tema che tratteremo il 17 di ottobre, perché noi, come è stato detto e in tante occasioni viene ripetuto, gli agricoltori sono le sentinelle, tutelano il territorio, però ci troviamo spesso anche a essere un po' impotenti su certi comportamenti molto superficiali che causano grosse criticità agli ecosistemi, e in questi ecosistemi l'agricoltore deve fare attività e deve fare anche attenzione affinché si preservino nel tempo. Tocchiamo con mano, Tofoni ha citato la nutria, ma possiamo vedere anche il cervo, che non sono specie autoctone, e quindi l'ecosistema si deve poi deve fare buon viso a cattivo gioco, e quindi deve supportare, deve tollerare queste presenze ingombranti che vanno a incidere, come dicevamo, sull'ecosistema, perché il cervo, per esempio, non è che va a brucare solo le piante di querce, ma va a brucare anche e distrugge i vigneti, e quindi è un doppio danno, è un qualcosa che dà grossa criticità. Quindi questo poi va anche a causare delle ripercussioni economiche anche. Certamente sì, perché ovviamente la nostra ordinarietà nelle coltivazioni, nel sistema, nei nostri ecosistemi, non prevede questa presenza, e quindi ci dobbiamo adattare. L'adattamento non è che sia una cosa semplice, e ripeto, questa causa è il comportamento umano. Così come la nutria, si diceva, ci troviamo impotenti nella gestione perché la normativa spesso non è tempestiva, e dobbiamo far fronte a questi danni diretti ed indiretti. Non sono danni di poco conto, perché come sappiamo benissimo l'agricoltore investe molto, e quel prodotto che in alcuni casi viene risarcito al 100% poi può trovare ristoro, perché l'uva che viene distrutta con domani poteva diventare del buon vino con un valore aggiunto non indifferente. Certo. Ma l'altro aspetto, e quindi dobbiamo prevenire, dobbiamo educare, è che quei comportamenti malsani di coloro che magari in quel momento per disattenzione o anche per superficialità causano queste immissioni che non si possono poi gestire, che torno a dire non c'è una normativa adatta, che non si può programmare, mettono in discussione, forte discussione, questo nostro prezioso ecosistema. È un ambiente che, non ci scordiamo, ci invidia tutto il mondo, e ribadiamo ancora una volta, non è così per grazia ricevuta. È molto molto delicato, l'agricoltore si deve disimpegnare su questo aspetto, noi ce ne facciamo ben carico, però certe attenzioni non devono essere rivolte solo all'agricoltore, che deve fare delle buone pratiche, ma dobbiamo anche arginare questi cattivi, malsani, ecco, comportamenti che, ripeto, da un punto di vista non solo agricolo ma anche dell'intero ecosistema e del sociale, portano a decremento. Quindi come possiamo andare a gestire queste problematiche? Senz'altro con l'educazione, perché ovviamente quello che può essere un'attività o un divertimento poi non può scaricarsi, fra virgolette, sulla campagna, sull'ambiente, e soprattutto avere una normativa che deve anticipare la criticità. Noi sempre, comunque, in ogni occasione, dobbiamo sempre arrancare, dobbiamo sempre rincorrere. La norma che viene emessa c'ha sempre un se e c'ha sempre un ma. Nel frattempo è evidente che tutto evolve rapidamente, che gli animali, ma anche le specie vegetali ovviamente, si moltiplicano, ci sono i danni, e poi si vanno a creare queste criticità. Criticità che poi la natura non è che permette con un colpo di spugna, con un decreto, di poter modificare. Okay. E quindi massima attenzione a tutti i livelli. Poi è evidente che fa un po' impressione dover fare un passo indietro e portare delle correzioni, però ecco, quella criticità, quella deficienza, quella perdita anche di presenza di specie animali, la nobile selvaggina come si diceva un tempo, o anche specie vegetali, scompaiono, e quindi quelle non si vedono ma hanno un peso significativo, perché il nostro ambiente e il nostro territorio sono ricordati e conosciuti anche per questa
equilibrata presenza. Ecco, e prima parlavamo appunto di questo surplus delle specie invasive aliene, in particolar modo con Simone Tofani anche delle nutrie. Sì. Prima a telecamere spente mi avevi raccontato un aneddoto anche un po' curioso. Sì, allora intanto perché la nutria è molto presente nei nostri fiumi e torrenti? Ricordiamoci che fino agli anni 60, fino all'alluvione di Firenze nel 66, a novembre del 66, le nutrie erano allevate dagli agricoltori, anche nella zona di Legnaia peraltro, zona di Legnaia che ricordo essere un quartiere di Firenze che era un quartiere orticolo, ma c'erano anche allevatori di nutrie che allevavano per la pelliccia. Questi animali venivano allevati ovviamente nell'acqua. Poi, vuoi perché magari il reddito non era più adeguato, comunque l'alluvione fece poi la sua parte perché spazzò via molti allevamenti e le nutrie si ritrovarono nei vari corsi d'acqua. Ma parlando di specie autoctone e alloctone, tante volte no, abbiamo affrontato o si sentono affrontare questi temi, l'ha detto prima Cavicchioli, no, il direttore, non solo per le specie animali ma anche per le specie vegetali. Stiamo attenti perché gli agronomi si stanno rendendo conto come ci siano anche specie vegetali che provengono da altre parti del mondo, dove in realtà la normativa diciamo è già presente, no? È presente, c'è una normativa che dice non si possono importare semi o parti di piante esotiche, ma magari la normativa viene bypassata e visto che il clima sta cambiando e gli inverni, ricordiamolo, non sono più tanto freddi, l'abbiamo detto prima, stiamo diventando quasi un clima mite, tropico, o decancro, clima tropicale, decidiamo quale, del cancro, del capricorno, forti alluvioni, le piante che una volta magari morivano d'inverno per gli inverni freddi, oggi non muoiono più e diventano poi invasive e diventa anche difficile per l'agricoltore magari combatterle con i mezzi a disposizione, che possono essere mezzi chimici, mezzi meccanici, eccetera. Quindi davvero bisogna porre una grande attenzione alla salvaguardia delle piante e specie autoctone, ovvero sia che ci sono nel nostro. Quindi insomma, territorio. Alla base di questo c'è sempre una formazione costante anche di educazione proprio del cittadino sul rispetto, certo, anche del nostro ambiente e del nostro territorio. Sì, aggiungerei anche che sarebbe opportuno che la normativa, che forse può essere un po' scarna o anche non esaustiva, venisse poi applicata in maniera letterale. Questo aiuterebbe molto perché, ripeto, questa cura deve essere tempestiva. Possiamo sicuramente prendere esempio anche da cosa succede in Europa. Questo per essere attenti, buoni cittadini, e soprattutto ecco, per governare questo ottimo territorio. Sappiamo benissimo, perché da tutte le parti viene evidenziato quanto sia delicato, e su questo in qualche modo dobbiamo riflettere. La riflessione va anche, e qui torno all'aspetto legato all'educazione e alla sensibilità, ecco, di riportarla in ogni gesto e anche di avere rispetto per quello che succede in campagna, per le conseguenze che possono comportare, perché poi con un occhio attento, se si vuole ascoltare e vedere, vediamo quanti danni possono essere causati. Prima ho detto in premessa che non è un aspetto di oggi, ma c'è sempre stato, soprattutto negli ultimi anni, e non è un circolo vizioso. Tofani evidenziava per l'aspetto delle nutrie, e quindi la nostra volontà è di ribadire in questa occasione quanta importanza ci sia, e ovviamente sono queste vittorie che le possiamo raggiungere con l'impegno di tutti e soprattutto con la sensibilità di tutti. Ecco, ma a proposito quindi di impegno costante anche a salvaguardare il territorio, oggi andrei a parlare di un patrimonio toscano ma anche italiano, ovvero il tartufo. Dici tartufo, parli ovviamente di San Miniato, e di questo e anche molto altro per quanto riguarda anche proprio la valorizzazione del territorio ne parlerei insieme ad Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione di San Miniato Promozione. Benvenuta. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Ecco, comunque voi puntate quindi a rivalutare tutto il territorio di San Miniato, non solo ovviamente per i tartufi ma anche per l'arte, per le sculture e per tutto ciò che riguarda San Miniato. E prima abbiamo proprio accennato del fatto della tutela
tutela dell'ambiente, di quanto sia importante anche per noi cittadini imparare a conoscere il bosco, imparare a rispettare il nostro ambiente, amarlo, perché poi alla fine non ci dobbiamo lamentare se poi non nascono più i funghi oppure se i tartufi non ci sono più, perché è tutto comunque una conseguenza. Quindi dicevo prima che il tartufo è un indice anche di territorio sano. Ecco, inizierei da questa parte. Esattamente, il tartufo nasce solamente dove il territorio appunto è sano, e per essere sano deve essere anche salvaguardato e mantenuto. Non a caso i nostri cercatori di tartufo sono molto attenti a questo aspetto, e quindi viene anche promosso il mantenimento di un ambiente sano grazie non solo a chi se ne deve occupare per lavoro, ma anche appunto a tutti i cittadini che occupano questo territorio, mi auguro non solamente per i tartufi ma anche per un buon senso, per un senso civico appunto. È veramente fondamentale in questo momento, e non solamente in questo momento perché è il momento in cui nasce il tartufo e viene cercato, ma anche durante tutto l'anno, avere un occhio di riguardo per il nostro paese, che comunque è bellissimo e ricco di questa tipologia di territorio e di questi tesori. Quindi anche una sensibilizzazione nelle scuole per i ragazzi più giovani e per tutte le persone che anche non abitano nei posti dove si ha la fortuna appunto magari di abitare noi, ma deve essere insegnato veramente a tutti, perché più si va avanti e più ci auguriamo che ci sia un'attenzione particolare per il buon vivere appunto. Noi siamo Savignano, la città del buon vivere, lo diciamo anche perché promuoviamo non solo le nostre eccellenze ma anche un modo di vivere sano e adeguato. Appunto il tartufo nasce come i funghi dove il terreno lo può permettere, e adesso non solo ovviamente ci deve anche voler bene il clima, il tempo, ecco. Quindi ci auguriamo appunto che questa sia un'ottima stagione di raccolta, e anche a Savignano c'è non solo il tartufo ma ci sono anche varie cose come la Via Francigena, che deve essere una cosa a cui voler bene, quindi noi la proteggiamo con persone, insomma, addette ai lavori che la per fare manutenzione costante. Esatto, quindi costantemente, sì. Ecco, inoltre promuovete tutto Savignano organizzando anche degli eventi, organizzando non solo eventi all'aperto come per esempio teatri durante l'estate, ma anche veri e propri percorsi proprio per andare a scoprire la vera Savignano. Esattamente, adesso è iniziata dalla scorsa settimana la cavatura del tartufo, quindi la possibilità per i nostri tartufai di andare a trovare questo tesoro. E Savignano e tutti i paesini intorno si organizzano con varie feste che esaltano il tartufo, quindi si parte da piccole frazioni come la Serra, Corazzano, Valconivisi eccetera eccetera, per arrivare al 16 di novembre con la mostra Mercato Internazionale del Tartufo in Savignano nel centro storico. È un evento a livello internazionale molto conosciuto, molto frequentato, e appunto tutte le eccellenze gastronomiche del territorio vengono esposte, e a questo è legato un indotto sia per quanto riguarda la passione per raccogliere appunto i tartufi, esatto, ma anche per chi ama vedere un posto bellissimo pieno di arte, cultura, e a cui sono legati vari eventi non solamente no gastronomici. Ecco, e per quanto riguarda invece la raccolta del tartufo, che comunque siamo in stagione, voi date anche un'opportunità di informarsi e di formazione, quindi è uno sportello sempre aperto sia per giovani che per tutti, per iniziare anche questo mestiere, possiamo dire. Sì, è molto interessante anche appunto durante la mostra mercato. Facciamo tramite, con l'aiuto appunto dei nostri tartufai, degli esempi di cerca, quindi ci sarà il
tartufaio. Proprio delle simulazioni. Delle simulazioni, quindi. Con il cane che appunto fa vedere come viene svolto questo lavoro. È molto interessante anche per chi viene solamente in quei giorni, ma al di là di questo momento, i commercianti di tartufo e i tartufai durante tutto l'anno fanno questa sorta di experience. Quindi si può avere l'opportunità di andare nei boschi con qualcuno di loro che insieme al cane mostrerà come si cercano e come si trovano i tartufi, perché adesso è il periodo del tartufo bianco, quindi il tartufo quello più pregiato, però poi c'è il tartufo marzuolo, c'è il nero che viene trovato durante l'estate. Quindi la nostra è una città di tartufo tutto l'anno e quindi questa è un'esperienza che si può fare tutto l'anno. Il direttore voleva aggiungere qualcosa, prego. Sì, colgo questa preziosa occasione. Il tartufo è senz'altro un tornasole dell'ambiente, quindi spesso andiamo a certificare le nostre attività al territorio, questo credo sia l'espressione massima, e l'auspicio è che a livello nazionale c'è un disegno di legge che va a regolare la coltivazione del tartufo. La speranza è che trovi molto presto un licenziamento affinché si possa dare un giusto risalto, quadratura a questa importantissima attività e che possa permettere anche a livello regionale un po' più di tranquillità sotto questo aspetto. L'aspetto normativo è la base e quindi credo che sia stata la giusta occasione per rammentare questo per promuoverlo anche, esatto. Simone. Aggiungo solo, no? Come davvero sia importante l'educazione civica e anche la formazione, perché non ci si improvvisa né cercatori di tartufi né cercatori di funghi. No. Bisogna avere rispetto del bosco, di questo prodotto del bosco, di questi prodotti del bosco che sono i tartufi e i funghi, e dobbiamo stare anche attenti, parlando di funghi, d'altra parte anche la stagione dei funghi, che quando siamo ospiti del bosco, perché questo noi siamo, no? Andiamo nel bosco e siamo ospiti di un ambiente e i funghi ci sono, funghi eduli e non eduli, e noi sappiamo bene che siccome c'è una simbiosi, no? Così come il tuber magnatum picum, no? Tartufo bianco è in simbiosi con le piante, così come gli altri tartufi, anche i funghi, almeno i funghi simbiontici lo sono, raccomandiamo sempre di non eliminare, di non togliere in maniera maldestra anche quei funghi che non sono eduli, perché sono una ricchezza per il bosco, e quindi raccogliere solo seguendo ovviamente la normativa che prevede un certo numero di chili, un certo, la grandezza un certo diametro, non raccogliere i funghi, raccogliere solo i funghi che si possono raccogliere e che siamo certi poi vengano consumati, senza distruggere gli altri, perché distruggeremmo in questo caso davvero una ricchezza del bosco. Ecco, ma adesso dal mondo di San Miniato ci spostiamo in un altro mondo meraviglioso, quello del Mugello, per scoprire un progetto per viaggiatori consapevoli. Quindi mi sposto nel salottino. Quindi vi presento subito, abbiamo il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, buonasera. Benvenuto, buonasera, e Michele Taccetti di China 2000. Buonasera. Ecco, benvenuti ad entrambi. Ho detto prima appunto progetto per viaggiatori consapevoli nel mondo Mugello barra China. Ecco, innanzitutto vorrei capire come è nata appunto l'idea di questo progetto e che cos'è. È nata da un'intuizione, diciamo, anche del sindaco, una volontà di promuovere il territorio, e da una nostra esperienza, diciamo, in Cina, che ormai, diciamo, come famiglia si va indietro dal 1980. Quindi, insomma, mio padre, da viaggiatore frequente verso la Cina, diciamo, questo ponte fra Italia e Cina, perché diciamo portiamo noi un po' i prodotti tipici del territorio, quindi la cultura del territorio, è stato facile poi abbinare ai prodotti il territorio stesso, cioè quello che il territorio può raccogliere, e il Mugello in effetti offre tanto. Quindi ecco, dal punto di vista ovviamente del sindaco è stato un progetto che vi ha permesso anche di espandervi non solo in Toscana ma anche proprio in Cina, quindi. Sì. L'occasione è stata quella, attraverso il nostro ambito turistico del Mugello, io avendo anche la delega al turismo,
nella scorsa legislatura siamo riusciti a organizzare appunto una delle destinazioni del nostro piano operativo che insieme agli operatori presentiamo ogni anno a Regione Toscana, e quindi con China 2000 è stata anche l'occasione di riscoprire questo mercato, e soprattutto dopo il Covid necessita magari anche di espandersi e di ritornare in territorio del Mugello, che già avevano vissuto comunque della presenza di cinesi o di asiatici. La nostra volontà logicamente è quella di mettere soprattutto in condivisione quelle possono essere le esperienze, quelle sono anche le attività, le produzioni particolari del nostro territorio a chi proveniendo dalla Cina abbia quelle capacità, quelle possibilità, non tanto di delocalizzare quello che abbiamo, ma soprattutto di valorizzarlo e farlo diventare un prodotto che può avere anche un certo mercato. E su questo insomma ci stiamo lavorando con il nostro piano operativo dell'ambito turistico del Mugello, ma soprattutto ci lavoriamo, ecco, mettendo insieme tutto ciò che sono le competenze, le esperienze del nostro Destination Manager Company o Destination Manager Organization, che ci permette insomma anche animando azioni o mettendo in relazione quelle che sono il matchare le esigenze dell'infrastruttura pubblica con i servizi privati, di poter appunto attraverso China 2000 vedere di creare dei pacchetti, delle occasioni che poi possono essere sviluppate nel territorio del Mugello. Ecco, quindi anche maggior possibilità di importazioni ma anche esportazioni da Mugello a Cina. E qua nella vostra brochure leggo: da 40 anni il bello di viaggiare insieme. Ecco, questo ovviamente fa un po' il giro del mondo alla fine, questa brochure va proprio a spiegare, a raccontare tutte le meraviglie del Mugello, quindi non solo meraviglie architettoniche, quindi storiche, ma anche proprio culinarie, nell'aspetto proprio del cibo, perché questo progetto cosa va quindi ad unificare e a promuovere? Intanto dobbiamo considerare che la Toscana in generale, anche dagli studi del Cal Foscari, in generale il turismo straniero viene per la gastronomia in Toscana, poi con il buon vivere, la buona tavola, la salubrità dei prodotti, questo permette anche di avere una rilassatezza anche nel visitare le nostre città d'arte, i nostri luoghi caratteristici e non solo. Però quello che vogliamo presentare noi appunto è questo, cioè l'opportunità di un territorio di mettersi in relazione con la Cina, soprattutto anche pensando a dei clienti, a dei turisti che consapevolmente vengono in Mugello ma abbiano anche quelle capacità, non certo, solo culturali ma anche economiche, diciamo così, di poter viverlo a un certo livello anche per tutto ciò che possono essere le nostre produzioni, le nostre attività, perché poi oggettivamente noi si va dalla parte enogastronomica, ma poi possiamo andare dalla parte della meccanica, alla parte della moda, quindi da questo punto di vista dell'artigianato di qualità, e quindi questo può essere un elemento trainante per un mercato che appunto dopo il Covid ha necessità di riprendere e espandersi, magari è più accessibile a un determinato target rispetto magari certo, a quello che prevalentemente veniva prima, diciamo così, quindi, all'interno ecco, del Mugello. L'obiettivo di China 2000 è proprio questo, il fatto di far conoscere appunto delle realtà toscane, in questo caso il Mugello, in Cina e viceversa, anche quindi va a promuovere anche la Cina in Toscana. Sì, sicuramente un ponte culturale e commerciale, i prodotti poi sono l'espressione del territorio e quindi è il biglietto da visita più concreto per portare un territorio laddove diciamo c'è interesse soprattutto per alcuni settori, come diceva appunto il sindaco, sull'enogastronomia, quindi il vino, i prodotti alimentari, che sono sicuramente di grande importanza, quello dei Made in Italy in Cina, e come si è visto anche nell'ultimo evento che abbiamo fatto la settimana scorsa a Suzhou, una città sulla... Ah, direttamente proprio in Cina avete fatto l'evento? Abbiamo partecipato a questo evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, quindi questo padiglione italiano all'interno di questo evento turistico, questa fiera turistica, noi eravamo nella parte internazionale come Italia, e all'interno del nostro padiglione appunto noi rappresentavamo, promuovavamo questo progetto del Mugello, però c'erano realtà tipiche, quindi il vino, l'abbigliamento con gli abiti da sposa, la gioielleria e quindi tutti i settori tipici italiani nel nostro caso, quindi diciamo la proposta turistica è una quindi di visitare, incentivare la visita del territorio avviene attraverso ovviamente valorizzare i prodotti tipici. Ecco, quindi valorizzare e anche includere quindi queste nuove tradizioni, queste nuove culture anche proprio nel nostro territorio toscano. Ecco. Sì, sicuramente. Quindi insomma è uno scambio collettivo. Ecco, dopo comunque entreremo ancor più a scoprire tutte le meraviglie del Mugello. Prima abbiamo parlato anche di pappagalli verdi.
Ma noi qua in studio, grazie alla nostra Emily, abbiamo un pappagallo, non vi dico il colore, ma soprattutto abbiamo degli ospiti che sono venuti da lontano, hanno cambiato 20 zattere, 20 battelli, aerei. Sto parlando di chi? Vai Emily! Grazie Lucrezia, e ovviamente parliamo dei naufraghi e continuiamo a viaggiare perché per il mondo degli animali parliamo di un esemplare che vedete qui accanto, di colore rosa come me, che proviene direttamente dall'Australia, ma iniziamo a conoscerlo meglio leggendo insieme la scheda. Prego regia. Specie, il cacatua rosa, appartiene alla famiglia dei cacatuiti, diffuso in Australia. Caratteristiche, il gala presenta un piumaggio di colore rosa scuro su pancia, petto e guance, mentre il capo e il dorso sono di colore bianco-grigio, diciamo. Caratteristiche, cresta di colore bianco-rosato, ha una lunghezza di circa 25 cm e un peso di circa 200 grammi. Alimentazione sempre fresca, deve consistere non solo in granaglie, acqua sempre fresca. Ambiente, necessita di una grande voliera, attenzione, non tollera la solitudine. E ne parliamo appunto con degli ospiti molto speciali, i naufraghi dell'isola. Buonasera. Buonasera. Ben trovati a tutti. Per noi era 6 anni non ci si sedeva su una poltrona, quindi per noi è già strano questo, no? Quindi, e poi, scusa, il abbiamo clima... fatto bene, comunque per ora. Sì, abbiamo dato tutto quello che diceva Emily. Abbiamo seguito, sull'isola, siete stati l'abbiamo bravi. Trovato, l'abbiamo portato e abbiamo fatto per ora. E poi ci troviamo bene qui perché il clima qui praticamente è come sull'isola, si va a Vada o Bibbona, è come essere a San Martin, nel Triangolo delle Bermude. Cioè lo stesso clima, come dicevano prima gli esperti in sala. Quindi per noi va benissimo. Però questo pappagallo, che sta con noi da diverso tempo, non ci dà retta. Presentiamolo, lui si chiama? Si chiama Newton. Helmut Newton, perché è intelligentissimo. Solo che non ci ascolta, non ci dà retta. Allora la Rorò, che è suo, è della Rorò in particolare, ha detto portiamolo all'esperta mondiale. Per addestrarlo. Esatto, per vedere se ce l'ha. Poi non parla, non dice nulla. Dice, È giovane, ha 4 mesi, quindi gli devi dare comunque modo e tempo. Te l'aveva detto la Rorò che devi dare il tempo, ma diamo tempo a te, parla subito. Te, mica, quando sei nato, mica parlavi subito tantissimo come fai ora. No, però non mi intendo i pappagalli, so che campano fino a 100 anni, può essere una leggenda. Beh, non è proprio una leggenda, perché ci sono dei cacatua che sono arrivati a 100 anni. Generalmente, anche se sono pappagalli molto longevi, vivono di media una 60 anni. L'avete preso in considerazione? Perché, no, infatti non lo lasceremo agli eredi, perché non credo, cioè, che tra 100 anni magari... Quindi... È un prezioso da lasciare agli eredi, quindi bisogna specificarlo, bisogna ovviamente tenerlo in considerazione quando si prende in considerazione un pennuto così come amico, quindi che sono molto longevi. Ma sta cercando di evadere, no? Fra l'altro vedo. Sì, sta cercando di smaltare. Non è molto felice. Ma chi ha scelto il vestito, lui o te? Chi ha scelto il vestito di rosa? Bello. Allora io ho copiato ognuno. Anche le scarpe rosa c'hai, fantastico. Sì, esatto. Mi piace molto il rosa, lui insomma si è anche un po' offeso, però insomma, tornando a parlare di Newton, anche se lui ora non ha molta dimestichezza con questa cordicina, l'abbiamo messa ovviamente per tutelarlo, perché ovviamente in un ambiente nuovo può comunque impaurirsi e scappare e non riuscire poi a tornare perché non ha confidenza con l'ambiente, che giustamente fino a prima poco fa stava sul... Ecco Emily, sì, cosa gli diamo da mangiare? Perché io gli do questa, che è l'uva che nasce sull'isola, è uva grossa come ova, no? Perché lì cresce questa roba qui, questa è bianca per dire. All'uva ti dico già di no, perché i reni non va bene. Neanche così, l'abbiamo anche così, l'uva, no. Vabbè, per lo sternio. Sono per libatezze, poi abbiamo il pomorzolo. No, sì. Fai vedere Fabio, la melanzanova, che praticamente è una melanzana stata di gorgonzola. Sull'isola nasce questa roba. Nasce questa I latticini per i pappagalli non vanno bene. No, le mangiamo noi, le mangiamo. Poi abbiamo anche l'insalatego, insalata e bachini sego. Cioè noi abbiamo vari incroci, no? I pomaranci e sono pomodori aranci, le pesche noci. Poi abbiamo anche il calcestruzzo, eh?
Abruzzo? No, Ghiaino, però a parte quello, insomma, diciamo... Poi c'è la mela. No, non esageriamo. La mela va bene. La mela va bene. La mela sa di mela, il pappagallo può mangiare. E sa di mela, vero Fabio? Sa di mela, sa Fagli di mela. Vedere la carota. Meno male, Newton. La carota. La Rorò pianta le carote da 3 anni e li vengano così, però. C'è una carotina? Venga piccini. Beh, la carota, ecco, guarda come bella carota. Sì, perché comunque integrare la dieta con frutta e verdura è sicuramente importante per i nostri pappagalli. Granaglie, mi raccomando, no l'avocado, perché è tossico per i pappagalli. Avevamo il manganello, mezzo mango e mezzo baccello, quello no. Li può andare bene o no? Abbiamo creato un laboratorio. No. Io ora rimarrei più sul tradizionale. Bene, visto Rorò? Visto. Ora il tuo pappagallo è più al sicuro, però più sano. Come nutrirlo. Certo. Comunque sono animali fantastici, si attaccano molto al proprietario, quindi a Rorò in questo caso, e insomma essendo anche un maschietto sicuramente è molto felice di avere Rorò come proprietaria. È qua. Fozzi è qua. Fozzi, l'orsetto che abbiamo un altro aborigeno dell'isola, si è innamorato chiaramente di Helmut, perché è bello, in effetti è bello. E però non sa come conquistarlo. Cioè, come si coccola un pappagallo? Che si accarezza? Si parla? Allora, si soffia? Si parla sicuramente, sono molto sensibili al tono della voce, quindi preferiscono un tono di voce femminile. Quindi Pozzi, sei tagliato fuori. Rorò, tocca a te. E comunque dare del cibo al nostro pappagallo aiuta ovviamente questa unione, questo rapporto di fiducia, perché comunque anche sono specie gregarie, quindi anche tra di loro, tra esemplari di pappagalli, un gesto di affetto è quello proprio di somministrare del cibo, di offrire del cibo. Vogliono mangiare. Bellino, visto, Rorò, hai capito cosa devi fare, no? Ho capito, sì. Tra l'altro abbiamo tanti altri animali e porteremo piano piano, però non è importante, era Helmut Newton, che ti ho detto è autonomo, lui fa da sé, guarda. Quindi e poi, come dicevo nella scheda, odiano la solitudine e amano molto la compagnia del proprietario. Quindi anche chi decidesse di avere un pappagallo non può considerarlo come una specie o un pet da gabbia. Non ci deve dormire insieme, mangiare insieme. No, cioè, però passare molto tempo con lui, ecco. Quello è importante. Prendersene cura. Via. Quindi, ora, visto che in studio ci sono gli amici di San Miniato con i tartufi, ce li prendiamo e ce li mangiamo noi i tartufi. Esatto. E anche laggiù dal Mugello ci prendiamo qualche tortello. Ma spero abbiano portato prodotti tipici, no? Siamo venuti apposta, erano 60.000 miglia per venire qua, rappresentano a mani vuote, ce l'avranno, no? Gli ospiti. Ma cosa ci avranno prodotti portato? Tipici. Però una domanda, noi siamo naufraghi, no? Visto come siamo messi, insomma, voglio dire, io sono elegante, ci tengo all'eleganza, ma folche post. Come mai la Rorò è così elegante? Scusa, perché io me li fabbrico da sola, voi due non fate niente, fate cruciverba, io penso a salvaguardare me, a farvi vestiti da sola. Questo abito bellissimo, tipo Mortise Adams, bellissimo, bellissimo. Come hai fatto? Di che è fatto? Perché è a casa lo vogliono sapere, magari. Beh, foglie d'agave, bambù, qualche papiro. Quando si mette la sera lì, che fa le cose, si mette a fare la tela e tutto quanto, è bravissima. E le scarpe? Bravissima. Le scarpe? Beh, le scarpe si sono salvate, devo dire, non è merito mio, però si sono l'unica cosa che si è salvata. Però è una bella gara, tra le tue e quelle della Lucrezia, le saranno più belle. Mi piacciono anche le scarpe, effettivamente. Belle. Dovrei portare sul... Guardala. Dopo vedremo anche quelle della Lucrezia, insomma. Quindi questa è la vita, si fa sull'isola, diciamo. Che torniamo a dare la linea alla nostra Lucrezia. Queste qui sono le mie scarpe, infatti prima dicevo ma me le inquadreranno le scarpe oppure no? Ecco, ma quando vi possiamo vedere quindi su quest'isola? Allora, tanto Rorò fai vedere anche, abbiamo il numero che è lo stesso vostro, però se ci mandate, perché noi siamo soli sull'isola, ci annoiamo. Qualche video divertente. Cioè. Quindi ripetiamo il numero e anche il QR code, quindi per ovviamente essere sempre interattivi, non solo con Tadà ma anche con voi. Puoi vederci tutti i giorni alle 13.30, ci vediamo, quindi noi siamo come gli antibiotici. E così anche un po' random. Prima e dopo pasti siamo, esatto, no? Come gli antibiotici, la mattina a colazione, poi all'8:30 alle 13.30 e poi a seconda delle esigenze, quando il vento. Anche vento, il digestivo fate, quindi siamo digestivo, siamo aperitivo, siamo spritz e aperol, vanno bene a tutte l'ore, mettiamoci così. Quindi prima, dopo colazione, dopo pranzo, a merenda. Il numero basta, è finito, basta. Torniamo sull'isola? Però lasciatemi l'uva, perché la voglio far analizzare dal nostro agronomo. La lasciamo volentieri. E lasciatemi quella...
dopo ci sbizzarriremo insieme all'agronomo per studiarla, chicco per chicco, eh. Grazie Emily, quindi. Grazie. Dopo, ciao ovviamente, a tutti. Ciao. Dopo verrò da te e insieme scopriremo altre curiosità sui pappagalli e non solo, vero? Esatto. Ecco, ma adesso dalle meraviglie del nostro territorio toscano e anche quelli dell'isola, che non sappiamo ancora bene la localizzazione, grazie al progetto della COP insieme alla fondazione Il Cuore si scioglie, oggi ci spostiamo fuori regione, in particolare in Campania. Andremo quindi in un quartiere rivalutato di Napoli che si chiama proprio Rione Sanità, quindi scopriamolo insieme. Qual è stata una delle grandi scommesse di Padre Antonio? Padre Antonio diceva sempre: io sono un prete solo, ho 5 chiese, io non le posso seguire tutte. Ha preso le chiavi e le ha affidate ai giovani. Ha lasciato andare gli spazi con tutti i rischi, però quegli spazi sono diventati luoghi generativi. Uno di questi, e ti porto un esempio, è la Rana Rosa, un hub di prossimità che prende in carico di fatto l'intero nucleo familiare e, partendo dal bisogno espresso da uno dei componenti, li valorizza come risorsa. L'obiettivo è semplicemente dotare le persone di autonomia, in particolare i giovani. Come sappiamo, la dispersione scolastica nei territori del Rione Sanità è molto molto forte e abbiamo un particolare focus e attenzione per gli adolescenti di questo posto. Quello che viene creato qui è proprio una rete di servizi a disposizione della persona. La cosa più importante della Rana è rendere le persone responsabili del territorio che vivono e della comunità che abitano, con un'importante luce sul prossimo. Il rapporto con la Fondazione Il Cuore si scioglie e con Unicop Firenze è stato particolare sin dall'inizio, proprio per questo approccio. Non ci siamo trovati dei finanziatori o degli sponsor, ma ci siamo trovati, permettimi la parola, no, dei curiosi, cioè delle persone che hanno voluto capire il meccanismo culturale che c'era dietro. E quando succede questo, capisci subito se parli lo stesso linguaggio o meno. La vera scommessa è prendere dei luoghi e delle persone abbandonate, aiutarle a rigenerarsi e poi lasciarle andare, perché sai che a loro volta saranno generativi con altri luoghi e altre persone. Con la crescita delle attività turistiche, chiaramente anche il quartiere piano piano ha iniziato a riscoprire le sue varie attività commerciali, quindi c'è stata proprio una rigenerazione anche di alcune aree, tipo questa qui, dove la nostra Fondazione San Gennaro, in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio, ha iniziato a risistemare gli spazi, a prendersene cura, a ridisegnarli, proprio in modo da accogliere anche nel modo migliore possibile gli ospiti, i visitatori, i turisti che vengono a scoprire il quartiere. Qui all'interno della Rione Sanità siamo stati abituati da piccoli a fare le cose tutti quanti insieme, cioè perché solo l'unione di tutte le realtà presenti sul territorio e solo con il lavoro d'insieme da parte delle risorse e del capitale umano possa portare appunto a questa rigenerazione che è avvenuta all'interno del nostro quartiere, che è stata non solo economica ma soprattutto appunto sociale, perché si è scoperto un nuovo modo anche di stare insieme e fare attività insieme. Noi innanzitutto vi ringraziamo per il supporto che date alle nostre azioni, perché questo faccia sì che questo progetto vada avanti e che soprattutto si realizzi. Ci tenevo a invitarvi a venirci a trovare per vedere il cambiamento che sta avvenendo in questa zona di territorio e l'impegno che ci stanno mettendo i miei colleghi per far sì che questo progetto possa essere portato a termine e appunto illuminare il Rione Sanità. Quindi insomma un bellissimo progetto che punta a rivalutare anche questo rione di Napoli, molto molto storico. Ma adesso io sento già un po' di profumino. Chi abbiamo in cucina? La nostra chef Azzurra Mantellazzi. Buonasera a tutti. Eccoti ritrovata in splendissima forma. Allora, hai il grembiulino arancio. Per quale motivo? Perché oggi parleremo di zucca. Il tema principale sarà lei. La nostra zucca, ovviamente super di stagione, abbiamo anche il porro, vedo. Sì. E poi del pollo. Lo uniremo forse con il pollo, sì. Mm. E una pasta sfoglia che andremo a decorare, perché io sono già nel mood Halloween. Ecco, allora dopo ci andremo a divertire. Certo. E scopriremo quindi anche una ricetta particolare per Halloween, che piano piano si sta avvicinando, eh.
Intanto se... inizia a spadellare. Vai, va benissimo così. Farai venire l'acquolina in bocca a tutti noi, eh? Allora, abbiamo però una domanda, quindi leggiamola un po' per chi è questa domanda. Vorrei essere invitata sull'isola, ma ho una certa età. Vabbè, quindi ovviamente risponderanno quelli dell'isola, eh? Ho una certa età? Vabbè. Allora, considera Fozzi del 1907, quindi penso abbia di meno di Fozzi, quindi... Basta prenda da Livorno una barchetta, inizi a remare... E chieda per l'isola. Per l'isola dov'è? Di là. Se riesce a trovarci. Esatto, se riesce a trovarci. Noi l'accogliamo molto volentieri. Noi facciamogli un falò. Almeno mi aiuta magari a sopportare questi due. Fabrizio è del 33, quindi insomma, voglio dire, ci rientriamo tutti nell'isola, a parte la loro. Quindi adatto a tutti. Aperta a tutti, Lisa. Anche per gli agronomi, perché se vi dovesse mancare un agronomo si è proposto. Certo. Quindi io ve lo butto lì, eh. C'è posto. Bene, bene, sono pronto, anche perché mi sembra che ci sia un po' necessità di un agronomo. Sì, tu sarai il primo a approdare. Addirittura abbiamo bisogno di agronomi, di tu, chi conosce il terreno, il territorio, il clima. Ecco, ovviamente anche nelle isole ci saranno l'acqua, perché l'acqua è uno dei beni più preziosi, anzi direi il bene più prezioso per tutti noi, per la nostra umanità, ma anche per il nostro ambiente. E al Palazzo del Cinquecento, proprio in questi giorni, si sta tenendo il Festival dell'Acqua, quindi scopriamolo insieme. Ha preso il via nel Salone dei 500 a Firenze il Festival dell'Acqua, una 3 giorni che mette al centro la risorsa idrica come elemento essenziale per la vita. Il calendario degli appuntamenti è denso, circa 220 relatori per un'ampia serie di riflessioni e approfondimenti, inoltre 18 convegni ed eventi paralleli. Non si tratta di un'occasione solo per addetti ai lavori, ma per tutta la città, e per questo sono stati organizzati anche eventi artistici e culturali ad hoc. Questa è l'ottava edizione del Festival dell'Acqua. La prima edizione avvenne nel 2011 a Genova, in un momento in cui nel paese c'era un ampio dibattito su come gestire la risorsa idrica, se fosse una gestione da affidare al pubblico o al privato, e allora l'associazione decise di avere un momento di approfondimento, di studio e di confronto su questo tema, che non fosse soltanto all'interno del nostro mondo, dei tecnici o dei manager. Quindi abbiamo coinvolto la politica, abbiamo coinvolto le istituzioni formative, le università, abbiamo coinvolto le agenzie di controllo come per esempio l'ISPRA, ma anche altri stakeholder come le associazioni ambientaliste, e vogliamo discutere di vari aspetti che appunto attengono alla gestione della risorsa idrica. La gestione della risorsa idrica è in continua evoluzione, in particolare nella Toscana centrale. Publiacqua, dai primi anni 2000, in prima linea in questo settore, e anche attraverso questo festival si avvicina alle prossime tappe di cambiamento. Noi viviamo una stagione nella quale sono finiti i 25 anni di esperienza di Publiacqua, che nasce appunto nei primi anni 2000. Gli enti pubblici stanno ragionando su come riformare, riorganizzare i prossimi 20 anni di gestione. È chiaro che questi 3 giorni per noi diventano un appuntamento estremamente importante. Per quanto ci riguarda, un appuntamento che vedrà tutti i presidenti delle aziende toscane impegnate in una riflessione per giovedì. In quella sede cercheremo di trovare gli elementi che ci potrebbero consentire di avviare un'esperienza tutti insieme. Gli elementi di coesione, elementi di trasformazione e gli elementi di solidarietà così necessari per la nostra regione, perché evidentemente il nostro territorio è molto frastagliato, è molto diverso, e c'è bisogno di un grande processo di solidarietà affinché tutti i cittadini della Toscana possano camminare insieme. Le nostre aziende sono impegnate in questa fase a dare il contributo alla proprietà, cioè agli enti pubblici, di capire quale possa essere la scelta migliore nella forma di gestione. Per quanto ci riguarda, il nostro impegno è in particolar modo dedicato non soltanto ai temi spinosi dell'indebitamento e degli indici economici, ma al valore sociale, culturale e operativo che possono avere queste società sul territorio toscano per lo sviluppo complessivo del territorio.
Ecco, insomma, il Festival dell'Acqua, anche perché l'acqua è il bene fondamentale. Ma a proposito di beni fondamentali, ora prendiamoci qualche minuto di pausa, beviamo un bicchiere d'acqua e noi ci vediamo tra pochissimo.